Sveglia ragazzi, dai Alex! Alex! Avete sentito l'urlo del coach, del coach Michele Siega, veterano senatore del Cossudine, Alex, fermo! Giocatore dei tempi gloriosi della squadra che ha traghettato questo team fino ai giorni nostri, dove c'è stato un ricambio adesso di giovani leve. È una formazione praticamente inedita o comunque composta da giocatori di sicura futura promessa come Davide Pacco, Federico Gregoris, numero 1 Davide Pacco, dicevo, numero 2 Federico Gregoris, numero 4 Enrico Turloni, il numero 7 Giuseppe Marino, numero 8 Simone Fragolino, numero 9 Alex Bassetti, capitanati dal numero 6 Emiliano Facchinetti, che è una guida sicura per questi, fa parte della vecchia gloria del... Attenzione, c'è un eschimo a bordo campo intralciato dalla linea della corda di fondo campo, era un po' in una situazione in cui il numero 10 rischiava di avvitarsi sulla linea di fondo campo, sulla corda di fondo campo. Siamo ancora sullo 0-0, partita stranamente molto equilibrata, anche se dicevo che in realtà sulla carta la formazione di San Giorgio potrebbe essere sicuramente un po' più tecnicamente superiore, però l'Udine, vedo che, dicevo prima mentre l'amico Massenti faceva la telecronaca della precedente partita dell'Udine, dicevo guarda che l'Udine sta crescendo. Vedo i giovani veramente molto motivati, in crescendo anche dal punto di vista tecnico. C'è ad esempio il numero 9 Bassetti, dotato di un buonissimo tiro, abbiamo visto in più volte fare dei tiri. E ecco, San Giorgio riesce a sbrogliare la guardia, la difesa, col numero 11 riesce a servire Di Pascoli sotto porta, troppo marcato da l'uomo dietro. Attenta difesa dell'Udine, che però sbaglia l'appoggio, attenzione, può approfittare Bonetto, non ce la fa. Ciao Roberto. Il 7, il 7! Fuori. Rimessa dall'angolo per il San Giorgio con Di Pascoli. Oi, oi! Non portarti via. Alex, non farti portare via. Occhio 7. Buona. Tiro violento di Davide Bonetto che non riesce a trovare lo spazio. Alex, non 15, Alex! Simo il 15, portalo via da là. Simo il 15, Alex 7. In difficoltà, non riesce a concludere, non riesce ad andare in rete. Qual è? Dai, dai, Davide! La sua potenzialità, però non ce la fa. L'Udine è molto attento e finalmente poi riesce a finalizzare con il numero 17. Simo, non devi farti portare Bonetto, via così, l'hai spostato te. Un tiro molto avvicinato. Nulla da fare per il portiere numero 1 Davide Pacco. Rimessa in gioco per l'Udine con Davide Pacco, che passa a Bassetti. Bassetti per Facchinetti, arriva in aiuto anche Marino. Marino per Pacco. Appoggia su Bassetti, vediamo se Bassetti va al tiro, ha un buonissimo tiro, infatti. Dicevo prima, Bassetti ha un buonissimo tiro, riesce a realizzare. Attenzione, questo giovane promettente
del Cus Udine, ho visto anche nella partita precedente, un buonissimo tiro, e infatti ristabilisce la parità con il Canoa San Giorgio. Canoa San Giorgio che sta lavorando, diciamo così, al minimo sindacale, non riesce a dare quello che sulla carta potrebbe dare, ed è un po' in difficoltà. Simo, siete in 2 su 1! Piccini per... Guarda il giro! Ne avete due adesso! Tiro risuorato ribattuto dalla difesa udinese che lancia il contropiede, ma c'era... La palla era uscita dal... Oh, Alex, 4! Dal fondo campo. Simo, 7, non deve stare là! Rimessa dall'angolo per... Via! San Giorgio, tiro immediato di Piccini. Alex, attento a cosa succede dietro! Via! Quando mancano 50 secondi a questo primo tempo e la partita di fatto è equilibrata, non c'è stata una prevalenza tecnica di nessuna delle due squadre. L'Udine si è difeso molto bene, nonostante appunto è esorato, avete visto, di esperienza, riesce a togliere, a parare, a togliere. Vediamo se riesce a lanciare il contropiede per Piccini, che si trova in posizione quasi sotto porta, vediamo se riesce, non ce la fa, tira un tiro decisamente fuori misura, deviato in angolo dal portiere, secondi, e vediamo se riesce a concludere. 17, uno.